Eccomi qui, sono appena tornata in Andalusia, ho appena varcato il confine e mi trovo in un luogo magico. Beh, vi faccio vedere il luogo attorno a me, ci sono le montagne, da questa parte non so se si vede se e c'è il mare, ma soprattutto la cosa più importante che voglio condividere con te è che sto per realizzare uno dei miei sogni. Wow, sono emozionata come una bambina. È qualcosa che poi ti svelerò, però non te lo dico ancora, non te lo dico subito, te lo racconterò dopo aver fatto questa esperienza. Colgo l'occasione per chiederti come ti senti quando stai per realizzare qualcosa. Perché ci sono delle persone che scappano nel momento in cui stanno per realizzare qualcosa. Sembra una cosa assurda, ma magari stanno per trovare, realizzare qualcosa, per trovare quel qualcosa, per raggiungere quel punto che hanno sognato da tanto tempo, per tanto tempo. E cosa succede? Alcune persone scappano da questo. Perché? Perché alcune non si sentono degne, alcune addirittura hanno paura che il sogno le deluda. Qualcuna ha paura che le aspettative che ha riposto in questo sogno non vengano soddisfatte, oppure che crolli il suo mondo. Ci sono veramente tante paure alla base. Quello che ti suggerisco, io ho realizzato alcuni dei miei piccoli sogni. Il più grande sogno corrisponde alla missione di vita, la mia missione di vita è quello che, su cui lavoro ogni giorno e su cui lavoriamo insieme ogni giorno nel gruppo Divine Connection, perché possiamo trasformare prima di tutto noi stessi e poi il mondo attorno a noi in un mondo migliore. Ma questi piccoli, piccoli grandi sogni sono qualcosa che ti dà nutrimento, che sviluppa la tua parte bambina, che la tiene viva e attiva. E quindi il mio suggerimento per questo qual è? È quello di stimolare questi sogni dal più piccolo al più semplice a quelli più grandi e di lavorare ogni giorno su di te per sentirti degno di realizzarti, per sentirti felice, entusiasta, per mettere le tue energie nella realizzazione di questi sogni, perché sono uno dei fattori che ti fa sentire vivo, ti fa sentire la vita proprio. Quindi mi raccomando, ti suggerisco proprio questo: tieni vivi i tuoi sogni, riscoprili, scrivili, scrivi un elenco di cose che tu vuoi realizzare in questa vita. Dopodiché, se senti qualche emozione, qualche sensazione contrastante, qualche conflitto interiore, vai a lavorarci immediatamente con la Divine Connection, in modo che tu possa non sabotarti, tu possa andare a realizzare questi sogni e sentirti vivo ogni giorno nel cammino per realizzarli. E con questo io ti saluto, mi raccomando, se non sei ancora nel gruppo Divine Connection su Facebook, entraci subito perché facciamo tantissimo lavoro proprio per realizzare una vita libera da paure, blocchi ed emozioni tossiche che ti possono bloccare dall'essere veramente quello che sei e dal realizzare la vita dei tuoi sogni. Ti mando un abbraccio e a presto. Ciao!